Buonasera a tutti e benvenuti. Questa è la conferenza stampa di presentazione dei premiati, di annuncio, più che di presentazione, di annuncio dei premiati della prima edizione del contest letterario Racconti isolati, un Decameron al tempo del Covid. Io sono Filippo Belli, sono un dipendente del Comune di Certaldo, sono una delle persone che dietro le quinte ha lavorato a questa iniziativa promossa dal sindaco Giacomo Cucini, dall'assessore alla cultura Clara Conforti e dal Comune di Certaldo Tutto in collaborazione con Touring Club Italiano, con Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, con Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, con Associazione Polis di Certaldo, insieme ad altri partner culturali del nostro territorio. E in questo momento, mentre sto parlando, adesso vedete a schermo e vedrete nel corso della conferenza stampa alcune informazioni che daremo e soprattutto, ecco, chiedo a Chiara adesso si può fermare nella presentazione del PowerPoint. Vi daremo appunto le informazioni sulle scelte che la giuria ha fatto. Interverranno adesso subito dopo questa mia breve introduzione il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, che porterà il suo saluto e poi in sequenza annuncerà il nome del primo vincitore della prima sezione. Poi sarà la volta del professor Stefano Zamponi, presidente dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, a seguire quella di Alfiero Ciampolini, presidente dell'Associazione Polis, e in conclusione Simona Dei dell'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio. Una premessa tecnica per spiegare un attimo alcune cose. Allora, la giuria è qui rappresentata da queste tre persone, appunto, i rappresentanti legali delle tre associazioni ed enti che ho appena citato. I racconti sono stati passati da noi a loro. Loro hanno formato un gruppo di lettura all'interno delle rispettive associazioni, hanno letto questi racconti e poi appunto hanno selezionato i 100 racconti che andremo a vedere a breve, che a loro avviso erano quelli con i quali era più opportuno costruire una nuova raccolta. All'interno di questi 100 racconti poi ne hanno individuati 10 e all'interno di questi 10 hanno scelto anche il miglior racconto secondo la giuria. Poi tutti i racconti che sono arrivati, ben 230, sono stati messi in votazione su internet, come voi sapete, ed è stato assegnato un ulteriore premio diverso da quello della giuria, cioè il premio al racconto più votato online. Infine è stato assegnato un terzo premio, il premio al racconto diciamo rispetto ai primi 10 selezionati dalla giuria. Siamo andati a vedere di questi primi 10 selezionati dalla giuria qual era questo all'interno dei primi 10 che era più votato dal pubblico, e questo sarà il terzo premio che verrà annunciato, e di fatto è il premio, diciamo, assoluto, il premio maggiore, diciamo così, anche se appunto tutti e tre i premi hanno la loro ragione e la loro qualità. Da ultimo, come vi spiegherà meglio Simona Dei, è stato reputato, siccome c'erano molti racconti provenienti dalle scuole che evidentemente hanno una caratteristica, un tono diverso rispetto a quelli degli adulti, di fare un premio speciale per le scuole. Di questo vi parlerà da ultimo Simona Dei, presidente dell'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio. Passo adesso la parola al sindaco Giacomo Cucini per i suoi saluti. Subito dopo l'intervento del sindaco, al quale chiedo appunto di fare l'intervento introduttivo, poi dopo scorrerà la graduatoria dei 100 racconti, o meglio, la graduatoria, l'ordine alfabetico dei 100 racconti selezionati, e poi il sindaco riprenderà la parola per annunciare il racconto più votato dalla giuria. I 100 racconti compariranno a video, poi stasera li pubblicheremo online. Grazie per l'attenzione e passo la parola al sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini. Sì, buonasera, buonasera a tutti, grazie a tutti voi che siete collegati, grazie ai giornalisti presenti,
a tutti i partecipanti a questo concorso e grazie anche a chi non ha potuto essere qui oggi e magari non si è potuto collegare, ma per noi è davvero prezioso far arrivare il ringraziamento a tutti coloro che hanno avuto voglia di partecipare a questo nostro piccolo e grande esperimento. Piccolo perché è partito un po' come una scommessa. Noi siamo il comune di Giovanni Boccaccio, nel nostro borgo risiede la sua casa, collaboriamo costantemente con le associazioni che sono anche qui presenti, rappresentati dai loro presidenti, per onorare sempre di più e per accrescere anche gli studi relativi all'opera del nostro letterato, del nostro concittadino più illustre Giovanni Boccaccio. Nella fase in cui vivevamo tutti in lockdown e riflettevamo su questa pandemia che tanto stava limitando in quel momento, quando ci è venuta l'idea, la nostra libertà di azione, la nostra libertà quotidiana ai fini proprio della salute pubblica, del salvaguardare quello che era il più possibile le vite umane e la salute delle persone, ci è venuta l'idea proprio dalla similitudine con l'opera più importante, più conosciuta di Giovanni Boccaccio, il Decameron, di fare questa similitudine con quella che era la peste. L'opera, il Decameron, appunto, prevede che questi 10 ragazzi si isolassero rispetto al contesto quotidiano di tutti, proprio per salvaguardarsi dalla peste, e si raccontassero appunto delle novelle. Abbiamo fatto questo, abbiamo chiesto a tutti coloro che ne avevano voglia di partecipare a questo concorso per ricostruire un'opera come il Decameron, popolare sicuramente, sicuramente moderna, sicuramente attuale rispetto alla pandemia che stiamo vivendo, e anche volendo in qualche modo lasciare una traccia scritta, una fotografia delle sensazioni, delle emozioni, delle persone, degli italiani che in quel momento stavano vivendo quella condizione così assurda, così diversa, così conforme a quello che è a quelle che sono le nostre abitudini e la nostra quotidianità. Quindi per questo duplice motivo ci è venuta questa idea. Onestamente noi pensavamo di fare una premiazione in presenza, tutti insieme, di invitare tutti a accettarlo, pensavamo di poterne uscire con il ricordo della pandemia e del lockdown, e invece siamo purtroppo costretti a farla online con questa modalità e ancora in pieno svolgimento della stessa pandemia. E anzi, con tante regioni, in questo momento ci stanno seguendo probabilmente da tante regioni d'Italia, che sono già ripiombate in un lockdown molto simile o comunque vicino a quello che fu quello di aprile e di maggio, e allo stesso tempo con la minaccia di un lockdown anche per la nostra regione o per altre regioni d'Italia. Noi speriamo di poter incontrare tutte le persone che hanno partecipato quanto prima in qualche altra formula, speriamo soprattutto di poter uscire il prima possibile da questa drammatica vicenda in cui il nostro paese, in compagnia di praticamente tutto il mondo, sta vivendo. Però è importante lo stesso e comunque lanciare questo grande messaggio di speranza, perché poi la voglia di scrivere, la letteratura, la voglia di esserci, di raccontarsi, di ascoltarsi, in questo caso di leggere, deve essere sempre un qualcosa che ci accompagna e che porta avanti appunto il nostro essere persone e il nostro crescere. Io ho sempre sperato e pensato che questa pandemia nella sua tragedia potesse aiutarci a migliorare, speriamo lo possa fare, e anche grazie a queste piccole e grandi iniziative forse riusciremo a farlo. Noi vorremmo, e mi avvio alla chiusura del mio intervento, vorremmo innanzitutto, io ci tengo personalmente a ringraziare le tante persone che hanno lavorato dietro le quinte di questo progetto. Una l'avete conosciuta, Filippo Belli, il nostro ufficio stampa, ma anche Chiara Scarfiello degli uffici, la responsabile Cinzia Salvadori, Elisa Mattei, l'assessore alla cultura Clara Conforti. Non voglio fare un elenco noioso, ma da una chiamata, una call, inviateci i nostri racconti. Noi pensavamo
all'inizio, chissà se arriveremo a 100, che era il numero minimo, diciamo, per ricostruire un Decameron attuale e moderno. Siamo arrivati a molti di più, ad avere un numero inaspettato che poi doveva essere appunto letto, visionato e strutturato in un lavoro davvero ampio che hanno fatto i nostri uffici. Ringrazio i nostri partner, vi sono già stati presentati, ma io ci tengo a citarli: l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio con il suo presidente Stefano Zamponi, partner di tante iniziative, di tanti percorsi culturali fatti insieme proprio nel nome di Giovanni Boccaccio. Ringrazio Simona Dei, presidente dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, ogni anno un premio straordinario che porta il nome di Giovanni Boccaccio, ma che porta a Certaldo tanti contenuti di tanti letterati italiani, internazionali e di tanti giornalisti che appunto scrivono opere contemporanee, ma molto spesso ci fanno riflettere su tanti percorsi e tanti pensieri della storia e della nostra attualità. E ringrazio Alfiero Ciampolini, che è presidente di Polis, una importantissima associazione del nostro territorio che fa dei percorsi culturali sul teatro, sulla musica, una scuola di formazione che ormai da più di 40 anni è presente sul nostro territorio e che diciamo è stata anche il precursore della nascita di tante altre scuole intorno a noi e non solo, e quindi un'innovazione vera per il nostro territorio. Insieme a loro tante altre associazioni che sono state citate da Filippo, che vi faremo vedere, che si sono preoccupate di costruire i premi intorno a questo percorso. Allora, il nostro obiettivo è di premiare, il nostro obiettivo è di far conoscere a tutti quelli che sono i vincitori, ma ci poniamo anche ad andare avanti. Questi 100 racconti selezionati dalla nostra qualificata giuria dovranno costituire anche in maniera fisica quella che è una nuova opera, una nuova pubblicazione, un Decameron, diciamo così, 2020, perché partiva da questa idea, i racconti isolati, da raccontarsi, seppure in maniera isolata, raccontare quello che era l'attualità, il momento che stavamo vivendo. Quindi ci impegneremo a far sì che prima possibile, magari nella prossima annualità, si possa anche appunto costituire una vera e propria opera pubblicata di questi 100 racconti che sono stati selezionati. Ringrazio però tutti i partecipanti che vedo che stanno anche scorrendo grazie a questo elenco, che veramente sono stati tantissimi, persone più o meno di età differenziate, di tutte le generazioni, anche persone molto anziane dalle case di riposo, persone invece molto giovani dalle scuole un po' di tutto il territorio nazionale, persone davvero di ogni età e di ogni regione d'Italia. Questo ci ha onorato, perché ci ha fatto veramente onore, e vorrei che vi arrivasse il mio più sentito grazie per aver catturato in qualche modo il nostro progetto e per averci davvero onorato con la vostra partecipazione. Quindi simbolicamente il premio è per tutti i partecipanti al concorso Racconti Isolati. Grazie davvero. Sì, grazie al sindaco Giacomo Cuscini, e a questo punto appunto è stato scorso a video l'elenco dei 100 racconti selezionati. C'è stato solo un breve refuso, ve lo segnalo, ma avete sentito parlare molto di Boccaccio. Ci sono due realtà, quelle coinvolte nella giuria: l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, presieduto dal professor Stefano Zamponi, e l'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, presieduta appunto da Simona Dei. Poi appunto ne parleranno i relativi presidenti. Passo di nuovo la parola al sindaco Giacomo Cuscini, perché adesso, mentre la collega scorrerà a monitor l'elenco, andremo a vedere i 10 nominativi in ordine alfabetico dei 10 racconti più votati dal pubblico, e l'elenco comparirà una prima volta in ordine alfabetico, la seconda comparirà in ordine di voto dal meno votato al più votato. Prego Chiara, e al termine il sindaco annuncerà il vincitore. Mi sentite? Posso prendere parola? Sì. Allora, questo è un premio importante, quello del pubblico. Noi abbiamo inserito tutti i racconti che hanno partecipato
nel sito dei racconti isolati, c'era una modalità per poterli votare e quindi il pubblico, chiunque sia stato interessato a leggere questi racconti ha potuto esprimere il proprio voto. Anche qui siamo stati onorati dalla grande partecipazione di voti che abbiamo avuto, davvero molto imponente e molto importante. Questi sono i nomi, le vedete credo a monitor, degli autori più votati e anche del titolo, e il titolo appunto dell'opera e del racconto che hanno presentato, quindi Aiello Velia, Bonfiglio Serena Maria, Cappolaro Ursula, Costagnola Anna, Fortunato Mario, Gagliardi Marco, Iade Luca Armando, Liarello, Piccioni Maria Lavinia e Pucci Vincenzo. Quindi spetta a me, così appunto da scaletta, annunciarvi il vincitore di questa sezione del concorso e quindi della classifica popolare del pubblico che su internet ha votato, e con ben 483 voti ha vinto questa parte del concorso Bonfiglio Serena Maria, il Covid narcisista. Se fosse stato in presenza sicuramente ci sarebbe stato un applauso, purtroppo in questo momento non lo sentiamo, però simbolicamente ovviamente c'è ed è un importante riconoscimento. Sì, facciamo un applauso virtuale a Bonfiglio Serena Maria e non so se Chiara ha già mostrato, può mostrare l'elenco dei primi dieci classificati, proprio anche con l'elenco delle votazioni che nel caso del voto online è disponibile, e passo comunque la parola a seguire subito al professor Stefano Zamponi, che è presidente dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, l'importante ente scientifico costituito negli anni 50, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che si occupa appunto dello studio dell'opera di Giovanni Boccaccio, di favorire lo studio dell'opera di Giovanni Boccaccio in Italia e nel mondo, organizzando convegni, attività scientifiche, attività divulgative. E il professor Stefano Zamponi è un po', diciamo, oltre a partecipare alla giuria, ha un po' sovrinteso ai lavori della giuria stessa. Passo la parola al professor Stefano Zamponi. Il sindaco Giacomo Cuscini ha già detto moltissimo di questo concorso. Io posso solo spiegare la parte che è stata, giocata dall'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio. Come avrete inteso, l'ente si caratterizza essenzialmente per una funzione di promozione della ricerca, e negli ultimi anni si è soprattutto indirizzato su due filoni parimenti importanti, a mio parere, che sono quello della valorizzazione dei più giovani. L'Italia ha un complesso di giovani studiosi eccellenti che hanno un ottimo risultato in campo internazionale, e dall'altra parte lavorare per quella che ora all'università si chiama la terza missione, cioè il rendere in qualche forma da scegliere di volta in volta accessibile il risultato del lavoro di natura scientifica. E in questo senso l'ente Boccaccio ha promosso attività teatrali, sia quelle straordinarie, a mio parere, organizzate dall'Associazione Polis tramite l'Ora Nona Teatro, ne parlerà se vuole Ciampolini, sia attraverso interventi di attori importanti che sono giunti a Certaldo a presentare aspetti del Decameron. Il lavoro della nostra giuria è stato un lavoro in fondo relativamente semplice, visto che tutto sommato siamo abituati a leggere sia pure oggetti di altra natura. I racconti, per quello che riguarda l'ente Boccaccio, sono stati distribuiti fra
i componenti del consiglio direttivo e del consiglio scientifico dell'ente, e in forma analoga hanno fatto le altre due associazioni, l'Associazione Polise e l'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, con alcuni loro rappresentanti, come dire, qualificati. Infine, i rappresentanti delle tre associazioni hanno, come dire, affrontato insieme nuovamente i 20 racconti, 21 racconti, che sembravano più degni di essere premiati come voto della giuria. Questo per un motivo molto semplice, cioè che ciascuno di noi ha le proprie preferenze e le proprie inclinazioni, preferenze per le forme attraverso le quali si esprime letterariamente un fatto, un concetto, una vicenda, ma anche preferenze molto semplicemente per la natura dell'oggetto. Anche quello, la natura del racconto è stata sicuramente importante. Io sono convintissimo che di alcuni dei racconti che abbiamo visto, che abbiamo letto, rimarrà traccia in qualche modo, perché sono, che so, la testimonianza della attività incredibilmente pesante di medici e di infermieri, oppure sono, come dire, segni di speranza, l'amore che fiorisce nel momento della pandemia, la voglia di vivere che in ogni caso rimane forte. Ecco, naturalmente diversità di accesso, di approccio a questi temi poteva portare a valorizzare più o meno singoli racconti, quindi è stato necessario anche un momento finale di confronto fra di noi, attraverso il quale è emersa una, come dire, un giudizio che ha premiato, come era inevitabile, un racconto su tutti gli altri. Ma io vorrei, come dire, ribadire la importanza che questi racconti mantengono come proprio come documento, cioè documento di un momento in cui la popolazione italiana è stata coinvolta da qualcosa che mai era successo negli ultimi 60 anni e che è riuscita tutto sommato a affrontare con grande responsabilità e anche con grande umanità. Ecco, questo mi sembra l'aspetto più importante. E con questo darei la parola a Filippo Belli. La ringraziamo, e a questo punto direi a Chiara di ricondividere l'elenco dei 10 migliori racconti selezionati secondo la giuria, e poi lei, professore, una volta che i racconti saranno a video, può annunciare il, ecco, un attimo, ecco, per vederli insieme. A questo punto lei può annunciare il nome del racconto vincitore. Il nome del racconto vincitore è il racconto di Sergio Rustichelli, Accade una notte, e è un racconto che rientra, diciamo, proprio in quell'ambito, in uno di quegli ambiti che segnalavo, cioè l'ambito dell'impegno da parte del personale medico, in questo caso un medico in pensione che torna volontariamente a lavorare in ospedale, comunque abbiamo avuto, e che come dire, dà questa testimonianza di solidarietà umana e sociale. Grazie, grazie professore. Allora l'elenco con la classifica dei 10 racconti sarà poi disponibile sul nostro sito internet. Vorrei dire al signor Rustichelli, che ci sta sentendo, così come
agli altri, alla signora Buonfiglio, se ci sta sentendo, che al termine delle premiazioni, quindi dopo il quarto intervento, dopo l'intervento di Simona Dei, potremmo provare a collegarci con tutti i premiati, daremo il link e anche i premiati potranno collegarsi con noi se lo desiderano e se tecnicamente possono in questo momento. Passo la parola adesso ad Alfiero Ciampolini, presidente dell'associazione Polis. Prego. Buonasera a tutti e grazie per questo incontro che comunque abbiamo deciso di tenere. Io vorrei partire soprattutto dal riconoscimento e dall'apprezzamento per quanto il sindaco di Certaldo e il comune di Certaldo hanno deciso nell'assumere questo impegno non indifferente in un momento che tutti sappiamo quanto sia impegnativo su tanti versanti, ma non è stato abbandonato anche, diciamo così, quello relativo al tenere un rapporto diretto con chi ha voluto partecipare per una relazione stretta con le nostre comunità, non solo la nostra, ma le comunità che poi hanno interessato numerose regioni del nostro paese Italia, perché credo che insieme a tanti altri aspetti naturalmente prioritari e più emergenti, e alle emergenze che purtroppo quotidianamente dobbiamo trattare, ci sono anche quelle che possono, come dire, coinvolgere le nostre comunità, i nostri cittadini, per capire come poter comunque rimettersi in moto e riprendere un cammino, rivalorizzare i contenuti che ci hanno caratterizzato non solo in circostanze drammatiche come queste, ma anche, per fortuna, anche in periodi diciamo più avvincenti. Io ringrazio anche per aver coinvolto direttamente, insieme alle autorevoli associazioni che sono già state naturalmente ricordate, anche l'associazione che in questo momento sto presiedendo, e cioè appunto, come è già stato ricordato, l'associazione Polis, che ha un compito strategico, diciamo fondamentale, cioè quello di investire con le proprie attività culturali, non letterarie o soltanto letterarie, ma culturali in senso lato, musica, teatro, danza, ricerca, anche letteratura ovviamente, che ha il compito di diciamo così promuovere una serie, un insieme di appuntamenti, di corsi, di attività, di formazione, di spettacolo, eccetera, eccetera, a servizio della nostra comunità certaldese. Siamo noti, lo diceva già il sindaco, ormai da 40 anni, siamo noti e anche nati ormai da 40 anni, e quindi cerchiamo di poter contribuire tutte le volte che ci sarà l'opportunità per valorizzare gli aspetti culturali più formativi, più significativi e più richiesti, più raccomandati dalla nostra comunità. Noi vogliamo, come abbiamo sempre fatto e vogliamo farlo ancora di più, mantenere un rapporto diretto con la nostra comunità, un rapporto tale da poter insieme valutare quali siano le migliori prospettive per i nostri progetti e per i nostri programmi. In questo caso noi abbiamo accettato, ci siamo impegnati in questo senso ovviamente, per la lettura e quindi anche, come dire, portare il nostro contributo, garantire la nostra collaborazione per selezionare fra i tanti
partecipanti quelle che sono state le novelle o i racconti o i messaggi diciamo che abbiamo ritenuto più rispettabili, insomma, ecco, lo dico così perché non so se poi siano stati quelli da noi segnalati i più diciamo qualificati o qualificanti, ma comunque quelli che noi così abbiamo ritenuto. Come diceva il professor Zamponi, abbiamo fatto questo perché noi all'interno della nostra associazione abbiamo anche una stretta collaborazione con Teatro Ranona, cioè un'associazione anch'essa che, o comunque un gruppo di lavoro che diciamo una volta al mese si raduna intorno alla Casa del Boccaccio, all'interno della Casa del Boccaccio, una parte della nostra comunità per leggere le novelle appunto del nostro Decameron, del nostro Giovanni Boccaccio. Tutto questo lo facciamo d'intesa, come anche questo è già stato sottolineato, con soprattutto l'ente nazionale Giovanni Boccaccio, oltre che con l'associazione letteraria, anche questa Giovanni Boccaccio, proprio perché ci interessa avere una relazione stretta fra le associazioni che all'interno del nostro comune, della nostra Certaldo, operano in questo caso per promuovere il nostro concittadino. Quindi l'associazione, il gruppo teatrale Oranona ha avuto, diciamo, l'incarico da parte nostra di selezionare insieme naturalmente alla presidenza dell'associazione Polis di selezionare quelle che sono state le opere che abbiamo ritenuto più qualificanti. Ecco, detto questo, è presentato così la nostra associazione, dopo aver sottolineato come questo progetto sia stato un progetto non una tantum, ma un progetto davvero di qualità sul quale poter continuare a investire per, diciamo, completarlo anche attraverso probabilmente qualche pubblicazione in modo da poter essere diffuso in modo più ampio, non solo a livello della nostra realtà, ma anche a livello regionale e nazionale, per il quale noi, se necessario, ci adopereremo. Ecco, io ho il compito di procedere a comunicare il vincitore assoluto di questo concorso. Il vincitore assoluto è sostanzialmente il nome risultato fra i 10 di cui già si è parlato, selezionati dalla giuria, ma combinati con i voti popolari, con la partecipazione, quindi mischiando, incontrando i 10, selezionando fra i 10 della giuria e il voto popolare, c'è poi fra questi un risultato che praticamente è il signor Lino Ionadi che appunto risulta essere il vincitore assoluto. Ha scritto un racconto c'è un refuso nella nostra pergamena, me ne scuso, ma verrà corretto nella versione ufficiale. Il nome corretto è Ionadi,
appunto, è Ionadi, come ha detto Alfiero. Sì, grazie Alfiero. Io, ecco, che è un racconto molto significativo, fantastico incontro, dove appunto si immagina un incontro fra Boccaccio e Dante, il quale, tornando dall'aldilà, perché in precedenza era andato nell'aldilà, fa riflettere al nostro Certaldese, al nostro Boccaccio, a proposito del significato, del valore, della prestanza, diciamo, del Decameron. Ecco, questo è quello che, diciamo, è il contenuto, insomma, che noi abbiamo valutato come apprezzabile e combinando le due selezioni, quella della giuria e quella popolare, del voto popolare, risulta il vincitore assoluto. Io faccio lui i miei e i nostri più grandi complimenti, sperando di poterlo incontrare nella nostra cittadina, nella nostra città, nella nostra Certaldo, quanto prima possibile, anche per consegnare, se possibile, questo è un augurio che credo ci dobbiamo fare tutti, anche, diciamo, direttamente, ma intanto lo facciamo con gli strumenti che ci sono stati messi a disposizione. Grazie di nuovo, saluti a tutti. Benissimo, grazie ad Alfiero Ciampolini. Colgo l'occasione appunto per ricordare che i premi sono quelli appunto che erano stati annunciati e che sono anche elencati sul sito internet, cioè i tre nominativi appena elencati, cioè premio popolare del voto online, premio della giuria e premio cosiddetto assoluto, cioè il racconto più votato tra i 10 racconti selezionati dalla giuria, riceveranno tutti in premio un soggiorno a Certaldo e alcune altre esperienze culturali, così come elencato sul sito internet. Colgo l'occasione per ricordare quali sono i nostri sponsor, cioè coloro che offriranno questi soggiorni, queste scene ai nostri vincitori, e sono la locanda Linando 2 Bed and Breakfast, sono il ristorante L'Antica Fonte di Certaldo Alto, sono la scuola di cucina Giuseppina Cooking School, sono l'associazione Litropia di Certaldo, l'associazione Ora Nona, teatro Associazione Polis e l'Associazione per gli Scambi Interculturali di Certaldo, ma anche la nostra Associazione Culturale Proloco, che offrirà una visita guidata di Palazzo Pretorio quando i vincitori verranno a Certaldo per usufruire del loro premio, premi che sono validi per 2 persone. Ricordo anche che tutti i partecipanti al contest, cioè non solo i 100 racconti selezionati, ma tutti quelli che hanno inviato il proprio racconto, avranno per tutto il 2021 la possibilità di venire a Certaldo Alto e fare una visita gratuita per 2 persone dei nostri 3 musei, che sono la Casa di Boccaccio, il Palazzo Pretorio e anche il Museo di Arte Sacra della Propositura, che è gestito in convenzione dal Comune di Certaldo. A questo punto passo la parola a Simona Dei, che faceva parte con la sua associazione di tutta la giuria, diciamo così, che abbiamo deciso in corso d'opera dare un riconoscimento particolare ai giovani, e non perché non fossero meritevoli di altri premi, ma perché siccome nelle altre categorie era evidente che i racconti adulti avrebbero, abbiamo pensato di dare un riconoscimento, la parola a Simona Dei, e colgo l'occasione per dire al signor Rustichelli e ai giovani e agli altri 2 premiati che, se vogliono, fra pochi minuti possono collegarsi con noi, ci possono contattare sul canale YouTube del Comune di Certaldo scrivendoci il loro numero di telefono o una loro mail, noi gli manderemo il link e faremo un collegamento in diretta qui su,
su YouTube, ma tramite piattaforma Zoom. Per questo è necessario che ci invino un loro contatto e noi gli manderemo il link. Prego, Simona Dei. Ciao Filippo, buonasera a tutti e grazie di aver reso la nostra associazione parte di questa bella sfida. Il periodo sicuramente non ci inviterebbe a sperare di dare le possibilità di scrivere, di far riflettere le persone sull'importanza di leggere. Però è stato proprio quel periodo, il periodo della chiusura, che ha fatto un po' riflettere sulle cose importanti della vita, sui colori, su quello che ci circonda, sul fatto di aprire una finestra e avere delle idee, oppure aprire un collegamento con gli altri, soprattutto per i ragazzi, e condividere alcune idee da buttare giù. Ecco perché con gioia, insieme alla giuria dell'iniziativa più dedicata ai giovani dell'associazione, il concorso letterario Giovanni Boccaccio, che Alfiero conosce benissimo, sempre io devo a lui un grandissimo grazie, perché lui è stato il padrino quando aveva altri ruoli politici importanti e istituzionali, il padrino, e adesso siamo arrivati alla nona edizione del concorso letterario Giovanni Boccaccio Giovani. Oltre a questo concorso, noi da 40 anni facciamo un premio letterario che, lo diceva il sindaco prima, vive grazie alla grande alleanza tra noi, il comune, le altre associazioni, l'ente nazionale, il professor Zamponi, l'associazione Polis, tutto quel circuito letterario, quella sensibilità letteraria che Messer Giovanni ha lasciato nei nostri cuori, nei cuori dei sceltaldesi e dei valdezzani. Quindi siamo arrivati a 40 anni di attività col premio letterario, a 9 anni di attività con i giovani, e ora sempre di più vogliamo essere al servizio della nostra comunità in iniziative come queste. Ecco perché stamani, riparlando poi con Filippo, ho detto: diamo il via ai giovani, ancora un'altra opportunità per questi giovani, facciamoli partecipare al premio letterario, alla 40ª edizione del premio letterario. Anche quest'anno noi abbiamo avuto il coraggio, lo dico insieme al sindaco Giacomo Cuscini, con cui quella sera ho diviso il palco con un po' di tremacuore, di affrontare l'edizione del premio in un periodo che usciva dalla prima ondata e si preparava alla seconda ondata della pandemia. E siamo sicuri che anche nel 2021 noi riusciremo a portare a casa la 40ª edizione, un'annata importante perché è l'annata che ricorda anche 700 anni di Dante, e uniremo insieme questi due grandi colossi della nostra cultura italiana con i vincitori che saliranno sul palco allora e con questi ragazzi che insieme agli altri spettatori vivranno le emozioni che il premio regala, un'emozione che è nata tanti tanti anni fa con il Novelliere di Certaldo e che ci ha lasciato, la cui energia ci spinge a rispondere a questi periodi bui, e ve lo dico non solo come presidente di un'associazione letteraria ma come medico, rispondere a questi tempi bui con energia, con speranza e con fiducia. Ed è con gioia che io annuncio questo premio speciale, questa menzione speciale per tre ragazzi. Ecco, chiedo a Simona di attendere un attimo mentre Chiara mostra le... Ecco, prego Simona, vai. Eccoli. Beatrice Bellini, Anna Chiara Penaroli, Marco Greselin. Sono tre ragazzi di Calcinate in provincia di Bergamo, una città e una terra che è stata colpita in modo terribile dalla pandemia. Non è un caso che proprio laddove il dolore, la sofferenza e la paura è più presente, ancora di più esiste la voglia di reagire così. E loro hanno scritto una novella, Confidenza in bianco e nero, una novella di ragazzi che si trovano probabilmente accerchiati da questo dolore, da questa angoscia, e rispondono provando a trovare una soluzione nelle campagne del Bergamasco, in una soluzione di vita diversa, in queste campagne che sicuramente non saranno le stesse ma simili a quelle che vedete alle mie spalle. Ritornare all'amore della nostra terra, della nostra cultura. Questi tre ragazzi che sono stati così attenti anche a percepire la loro sensibilità, li voglio ringraziare, che siano di esempio ai loro amici, a coloro che ci ascoltano, a coloro che leggeranno, si spera, nella pubblicazione del Decameron 2020, la loro novella. E questi ragazzi io li saluterò dal palco insieme al sindaco, insieme agli altri presidenti delle associazioni, nella 40ª edizione del premio. Complimenti, grazie. Grazie di averci reso parte di questa importante sfida.
E noi ringraziamo Simona Dei. Ecco, allora mi preme un attimo adesso dire, Simona Dei ci ha fatto la sorpresa, cioè ha annunciato un premio che inizialmente non era previsto, cioè la partecipazione dei vincitori della menzione speciale per i giovani alla cerimonia di premiazione del premio letterario Boccaccio, che sarà, diciamo tutti sarà, perché vogliamo che ci sia, a settembre del 2021 a Certaldo Alto, poi capiremo dove, se al Teatro Cinema Boccaccio o se in Certaldo Alto. Vorrei però dire ai premiati, perché il loro premio non era presente sul sito, è un premio che è stato deciso in corso d'opera, che per loro, oltre a questo premio, è previsto anche una copia del Decameron di un'edizione, appunto, di un'edizione recente che verrà inviato ai tre vincitori, e se e quando sarà possibile, che ci auguriamo che sia possibile, potranno venire con la loro classe a Certaldo e avranno una visita guidata, quindi con una guida professionale gratuita per tutta la loro classe per i nostri musei di Certaldo. Quindi non solo l'ingresso ai musei, ma la visita guidata offerta a tutta la loro classe. A questo punto noi avevamo provato a contattare in queste ore, ma c'è stata qualche difficoltà con i telefoni, perché probabilmente non tutti i vincitori li avevano indicati nella liberatoria in modo corretto. Abbiamo però contattato il signor Rustichelli Sergio, siamo riusciti a contattarlo, i tre giovani vincitori, la Serena Buonfiglio e Ionadi Lino ci stanno sentendo e volessero farci avere il loro cellulare su YouTube nei commenti, possono scriverlo lì e gli manderemo il link. Potete contattarci in questo momento, cliccate sul link di Zoom che vi abbiamo inviato, ci farebbe piacere avervi online in conclusione di conferenza stampa per un breve saluto. Quindi invito Rustichelli e invito Bellini e gli altri suoi colleghi a chiamarci. E chiedo a Chiara di farci sapere se arrivano. Sono online. Prego, ecco, chiedo anche al sindaco, allora Giacomo Cuscini, di tornare, e così salutiamo i vincitori e sentiamo la loro voce. Sì, Filippo, io ci sono, grazie ai vincitori di essersi collegati. È davvero un grande piacere vedere anche i loro volti, oltre che aver letto i racconti. Ci fa davvero molto piacere, speriamo di incontrarci a Certaldo molto, molto presto. Prego, aprite pure i microfoni e intervenite liberamente, non abbiamo pensato ad una scaletta a questo punto. Diamo la parola al signor Rustichelli, allora. Signor Rustichelli, riesce ad aprire il microfono? Signor Rustichelli, ci sta sentendo? Forse non ci sente. Allora passo la parola a Anna Chiara Fenaroli e Beatrice Bellini nell'attesa del signor Rustichelli. Prego. Ci sentite? Potete parlare? Sì, buongiorno a tutti. Ecco, prego. Siamo Anna Chiara Fenaroli, Beatrice Bellini, e ci doveva essere anche Marco Greselin. E nulla, abbiamo scritto questo testo che abbiamo scoperto oggi. Sì, non sentite? Sì, sì, adesso vi sentiamo, io vi sento, prego. Ok.
Anna Chiara, puoi parlare? Ti sentiamo, prego. Sì. Ok, allora, niente, vi ringraziamo per questa nomina che ci ha fatto davvero molto piacere. L'abbiamo scoperto oggi all'ultimo e siamo contenti. Comunque parlo anche a nome di Marco Greselino, che purtroppo oggi non c'è. Io non sento più niente, scusatemi. Anna Chiara, noi ti sentivamo benissimo. Si sente, Anna. Anna Chiara, noi ti sentivamo. Io non sento più niente. Beh, allora prendo la parola io. Non so se... Prego. Ok, come stava dicendo la mia collega, vi ringraziamo per la nomina e siamo qua anche a nome del nostro compagno di classe, Marco Greselin, che purtroppo non è potuto esserci. La nostra, diciamo che l'idea di fare questo testo nasce da un'analogia che abbiamo visto tra l'esperienza della peste vissuta da Boccaccio con quella provata da noi con il Covid, soprattutto perché appunto abitando a Bergamo è una, è una delle città più colpite da questa pandemia. E tutto però ovviamente raccontato dal punto di vista di tre adolescenti, con ognuno con propri pensieri, sogni e fragilità. Appunto con questo testo noi raccontiamo l'esperienza del Covid e questo, quindi vi ringraziamo ancora per averci dato questo premio. Allora ringrazio Beatrice Bellini, il signor Rustichelli è al telefono con me sul cellulare perché non riesce a parlare. La proviamo, se non fischia tutto, io provo a mettere il signor Rustichelli in viva voce, così ci fa un saluto, lo vediamo su Zoom e lo sentiamo tramite cellulare. Io purtroppo non riesco né a sentire né a sentire la mia voce né a sentire gli altri. Io sono molto contento di aver ottenuto questo risultato prestigiosissimo per me, che sono uno scrittore. Ecco, provi ad alzare un po' la voce, signor Rustichelli, forse la sentono meglio. Sì, dicevo che sono molto contento per aver ottenuto questo risultato, in quanto io sono giovane come scrittore, perché da quando sono andato in pensione mi sono messo a scrivere, prima solo sempre lavorato, però sono vecchio di età. E in questo mio racconto ho voluto proprio evidenziare il contrasto fra la nostra opera, che è un'opera assistenziale per salvare vite, e invece la rabbia che ti sorge quando ti provocano un danno, come io ho avuto in questa occasione, che però alla fine è stato letteralmente subito, perché è stata più grande la gioia di aver salvato questa persona che aveva causato a me questo danno, piuttosto che rimanere rancoroso nei confronti di questa persona. In fondo il lavoro che uno fa è un lavoro finalizzato al benessere degli altri, indipendentemente da quello che gli altri possono produrre su di te. Benissimo, non so se l'avete sentito anche in diretta, il signor Rustichelli, ecco, l'avete sentito benissimo, perché ha detto una cosa veramente, veramente molto bella e che ci fa, insomma, che ci fa dire, ecco, che questi racconti premiati erano veramente, veramente racconti meritevoli. Io passo la parola al sindaco Giacomo Cucini per un ultimo saluto e per le conclusioni. E colgo l'occasione anche da parte mia per salutarvi tutti, poi ecco, se anche gli altri relatori vogliono intervenire per un ultimo saluto, dico ad Alfiero Ciampolini, Stefano Zamponi e Simona Dei, anche prendo tutti i microfoni proprio per un semplice saluto, e però ecco, per un discorso conclusivo la parola al sindaco Giacomo Cucini.
Ma abbiamo detto molto, quindi a me spetta veramente un saluto. Io esprimo tutta la mia gioia e la mia contentezza, perché siamo veramente impegnati. Anche ora mentre si parlava ricevo continuamente messaggi di ogni tipo, sia da cittadini che da colleghi, dall'azienda sanitaria, dai medici. È veramente un momento molto triste per il nostro paese, per le nostre comunità e per tutti i territori italiani. Però trovarsi ogni tanto in queste nicchie dove ci si dà anche qualche messaggio di speranza, pur non nascondendo quello che è la realtà e quello il momento che stiamo vivendo, credo sia davvero molto importante. E il fatto che abbiamo avuto questa idea e lo abbiamo lanciato, lo dicevo in premessa, era più una scommessa che altro, perché l'abbiamo veramente programmato e abbiamo davvero comunicato a tutto il territorio nazionale di questo invito, e aver avuto una così ampia partecipazione per noi è davvero stato un elemento di soddisfazione, di orgoglio. Ma oltre questo è stata anche la conferma di un sentimento che avevamo, cioè quanto i cittadini italiani, quanto i giovani, i meno giovani, tutte le persone avessero voglia in quella fase di raccontarsi, di raccontare, di farsi ascoltare, a volte con racconti completamente legati all'immaginazione e all'invenzione, a volte raccontando pezzi di se stessi messi nero su bianco. Qualcuno ha scritto per la prima volta, ci ha raccontato, qualcuno invece ha scritto perché è abituato a farlo e perché è una sua passione costante, ma in qualche modo abbiamo dato voce a un paese, a una rappresentazione di un paese. Quindi abbiamo da una parte onorato Giovanni Boccaccio e ricordato la sua opera, dall'altra abbiamo dato voce a un momento, alle persone in un momento della nostra attualità così difficile e così drammatico. Ho fatto tanti ringraziamenti all'inizio, vorrei così in conclusione fare un ringraziamento veramente sincero, fermo e sentito al Touring Club italiano, che è stato il partner che abbiamo contattato in maniera immediata, anche per avere una capacità di diffusione dell'informazione molto più importante rispetto a quella che il Comune di Certaldo da solo poteva avere. È stato accolto il progetto con enorme soddisfazione. Devo dire che gli uffici del Touring Club italiano ci hanno dato davvero una mano essenziale, un aiuto essenziale nella promozione, nella divulgazione di questo progetto. In fondo il Touring Club è partner del Comune di Certaldo costantemente, perché il Comune di Certaldo è un comune bandiera arancione, si onora di questo e appunto lavora insieme al Touring costantemente. Io ringrazio nuovamente tutti coloro che hanno partecipato e i premiati, e davvero vi aspetto a Certaldo quanto prima a scoprire il nostro borgo in una dimensione anche più vissuta di quella che non è in questo momento, per tutti i motivi che conosciamo molto bene. Salve a tutti e grazie anche di questo momento, che seppur online è stato importante e sicuramente emozionante. Bene, allora grazie a tutti, grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi, grazie a quanti ci hanno ascoltato. E sicuramente da lunedì sul sito www.raccontiisolati.comune.certaldo.fi.it saranno pubblicate tutte le graduatorie che avete visto adesso a monitor, che comunque possono essere ritrovate anche sulla nostra pagina YouTube, perché la diretta dopo pochi minuti tornerà ad essere disponibile in streaming. Grazie ancora per essere stati con noi e buona serata a tutti. Grazie mille.